calmati e fammi vedere. Ho interpretato il film La casa nel bosco. In seguito mi sono trasferita a Broadway, dove ho recitato in un musical con Charles Lons. Quindi io sono la vera Sana, mentre tu non sei altro che una copia fasulla. Stiamo scherzando, è una follia, non può essere vero. Una bugiarda. Eppure guarda, la calligrafia è molto simile alla tua. Lo vedi questo cuoricino? Io non l'avrei mai fatto. E poi dal modo in cui scrive è più che ovvio che vuole sembrare a tutti i costi una brava ragazza. Io invece non lo sono affatto. Esatto, una brava ragazza non metterebbe mai il piede con la ciabatta sul tavolino. Comunque sono io la vera Rossana e questa è una bugiarda. Questo lo so bene. Giusto, ma qui c'è anche scritto: molto presto capirai che sono io la vera Rossana. Preparati a una figuraccia. Chissà cosa intende con molto presto. Oh, sbaglio, squilla il telefono. Signor Robby, c'è il signor Ono per lei. Per me? E chi è questo Ono? Sì, pronto, chi parla? Salve, Robby. Ah, il regista Ono! Oh, povero me, una volta gli ho detto che lo odiavo e ora devo trovare un modo per risolvere la situazione. Ah, salve, signore. Non se l'è presa male, vero? Deve credermi, stavo scherzando, io non lo penso davvero. Oh, immagino si riferisca a quando ha detto di odiarmi. Sì, ricordo bene quello che è successo. Ma veramente non l'ho chiamata per quello. Vorrei parlarle del fax che mi ha spedito Rossana. Fax? Salve, caro signor Ono, come sta? Ho sentito che sta per cominciare le riprese di un nuovo film e sarei felice se mi affidasse una parte, anche se di secondo piano. Questo è quanto c'è scritto sul fax, ma attualmente io mi trovo in Africa e sto girando un documentario sugli animali intitolato Il pericolo in agguato. Sto rischiando la vita qui, perciò per quanto riguarda un'eventuale partecipazione di Sana, io penso che... Caspita, sbaglio, era il ruggito di un leone, quello. Speriamo che non gli sia successo niente. Con chi stai parlando? Ah, ascolta, hai spedito un fax al regista Ono, per caso? Cosa? Quello che dice sempre: salve a tutti, sono Ono e sto rischiando la mia vita. No, non gli ho spedito nessun fax. Rossana, il tuo cellulare sta squillando. Grazie, Patrizia, avevo sentito. Pronto, sono Rossana e non ho ancora compiuto 13 anni. Chi parla? Come dici? Chi? Ci conosciamo? Hai detto Jules? Vediamo. Ah, certo, ora ricordo chi sei. Abbiamo lavorato insieme e ne viva l'allegria. Come stai? Molto bene, ti ho chiamato perché volevo ringraziarti dal più profondo del cuore. Anche se il programma a cui partecipo, Campione Mangia Spaghetti, non è ancora famoso, tu mi hai mandato un mazzo di fiori gigantesco per incoraggiarmi. Te ne sono davvero grato e prometto che farò sempre del mio meglio. Io? Un mazzo di fiori? Ma di che cosa stai parlando? Scusa, devo cominciare a presto, Sana, ciao. No, aspetta, io non... E il regista? Niente paura, sono ancora vivo, amici. Insomma, qualcuno mi spiega che sta succedendo? Qualcosa di terribile, come se al mondo esistesse un'altra Rossana. Deve essere lei. Deve essere la stessa che ha scritto la lettera. Già, e che si spaccia per me. Allora esiste davvero una falsa Sara? Sei rimasto senza parole. Adesso gli togliamo gli occhiali. Ah, cosa significa? Perché hai quello sguardo serio? Confessa, sei tu la vera Sana? Mi fa davvero molto piacere che presto Rossana andrà a girare un film in Francia. Come? È un'opportunità fantastica. Anche a me piacerebbe poter girare qualcosa a Parigi in primavera. Sana in Francia? Rossana, ho sentito che inciderai il tuo primo disco. Ma no, capo, sarà un CD. Ora si usano i CD. Non è vero, Sana? Cosa? Non capisco. A cosa ti riferisci? Quando è prevista l'uscita, voglio assolutamente comprarlo. Io sono un tuo ammiratore e ti auguro di diventare una famosissima cantante. Ah, cosa? Veramente? Non saprei. La faccenda si complica. Sana, è vero che comincerai le riprese di un nuovo telefilm? E che tu sarai la protagonista? Come? Giravano voci che volessi ritirarti e invece sei nel pieno dell'attività e noi siamo contenti per te. E poi verrà pubblicato il tuo book fotografico, non è vero? Abbiamo saputo che trascorrerai una giornata nei panni di un pompiere. In che senso? Ma chi vi ha detto queste cose? Come? Che cosa vuoi dire? Ma se lo sanno tutti a scuola. Già, ormai lo sanno anche le pietre. Sei diventata un personaggio famoso. Ho capito, ma voglio sapere chi le ha messe in giro. Su, ditemi dove, quando, che ora, un secondo, voglio sapere tutto, è chiaro? Mai credere alle voci di corridoio. Non so cosa darei per sapere chi è lo sciocco che racconta certe cose. Ehi, perché quella faccia scura di prima mattina? Oh, Fanny, sono furiosa. Ti ho sentita alla radio l'altra sera, non pensavo potessi farmi ridere in quel modo. Cosa? Io alla radio? Che storia è mai questa? Coraggio, cosa ho detto di tanto divertente? Sentiamo! Raccontavi della cartolina che hai spedito. Ciao, mi chiamo Rossana, ho 12 anni e fra poco ne compirò 13, anche se l'idea non mi piace affatto. Non sono stata io! Ma va, figuriamoci, non c'è alcun dubbio che fossi tu. Perché? Perché hai parlato di cose che solo tu puoi sapere, come la volta che hai tentato di scappare dalla finestra o quel posto assurdo in cui hai passato l'ultimo giorno dell'anno. Come, come? Sai addirittura di quella faccenda? È difficile che qualcuno che non sia la vera Sana sappia un fatto del genere.
Cosa ti prende adesso? Perché è quella faccia? E tu che faccia faresti se scoprissi che c'è un'altra te? Ma di che cosa parli? Non ti sento. Ricapitoliamo. Cosa? Ti è arrivata una lettera da una tizia che dice di essere te? Esatto, in poche parole da qualche parte c'è un'altra Rossana. Ho sentito parlare di questo fenomeno, si chiama doppelganger se non sbaglio. Doppel cosa, scusa? Doppelganger significa sosia, alter ego, qualcuno che ha la tua stessa faccia. Povera me, vuoi dire che è una gemella? Ma no, sciocchino. Stiamo rasentando la fantascienza. Tu dovresti essere la vera Rossana, giusto? Beh, ecco, direi di sì. Sei per 8? Vediamo, 35. Ora non ho più dubbi. Io invece cominciamo ad avere. Smettila di sognare, la vera Rossana non farebbe così. Allora, a quanto pare c'è qualcuna che è venuta a sapere della tua condizione attuale e che è riuscita a prendere il tuo posto lavorando duramente presso qualche stazione televisiva oppure scrivendo e cantando canzoni come facevi tu in passato. Che cosa? Quale passato? Insomma, sveglia, in questo preciso momento della tua vita sei priva di energie, non sei in forma, non hai lo straccio di un lavoro, non ti ricordi mai le tabelline e sei indecisa sulla questione dei ragazzi. In effetti non sembri più la Rossana di una volta. Ascolta, devi farti coraggio, l'inverno non può durare per sempre, no? Non pensavo di dire cose tanto sagge. Però lei non sa che Sana sta lavorando alla preparazione del video Impariamo la matematica cassetta numero 3. Oh, che botta! E visto che ha lavorato intensamente, la sua insegnante di matematica è davvero soddisfatta. Dopo aver visto il video dovreste rispondere. E anche le riprese vanno alla grande. Ottimo, oggi vorrei finire anche la terza cassetta, quindi approfittiamo della luce del sole, d'accordo? Sì, signore. Come sapete, il budget è limitato. I soldi sono molto importanti, senza si rischia di finire nei guai. Che sciocchette vai dicendo? Vorrei ringraziare tutti per la vostra collaborazione. La terza cassetta del video Impariamo la matematica è stata registrata. Purtroppo siamo senza riscaldamento e l'unica cosa per festeggiare sono queste misere paste. Mi dispiace veramente, ma tanto lo sapete che... Il budget è limitato. Sono 45 anni che faccio il cameraman e vi assicuro che non mi è mai capitato che il budget bastasse fino in fondo. Ma questo è il primo lavoro in cui si deve tirare la cinghia in questo modo. Però devo ammettere che non ho mai avuto una compagnia tanto simpatica. Sono d'accordo e poi la nostra Rossana ha fatto un ottimo lavoro. Pensavo che con un lavoro così scadente... Oh, chiedo scusa. Ecco, bravo. Beh, insomma, ero convinto che dopo lo strepitoso successo ottenuto con La casa nel bosco e con il musical di Broadway, non avresti preso sul serio la parte che ti abbiamo affidato, specie con il budget limitato di cui disponevamo. Invece hai preso ripetizioni di matematica per entrare meglio nella parte. Hai rispettato il lavoro e ti sei comportata in modo serio, dimostrandoti molto matura. La ringrazio tanto, signore. I suoi complimenti mi fanno piacere. Già, sai, sono impressionato. La Rossana della casa nel bosco, la Rossana che non riusciva a pronunciare quella battuta e ora la Rossana insegnante di matematica, sono in effetti la stessa persona in gamba, la stessa bravissima attrice. Penso che supererai tutti gli ostacoli. Hai la stoffa per farlo. Grazie tante. Ciao. Vai, vai, a presto, fate i bravi. Cosa c'è? Pensavo a Mizoguchi. Ha detto che grazie a questo lavoro ha conosciuto la vera Rossana. E di che cosa ti stupisci? In fondo sei tu la vera Rossana, no? Sì, è vero, hai ragione. Quindi non ho né sosia né alter ego in giro. L'unica e originale Rossana è la sottoscritta. Dai, non dirmi che stai ancora pensando alla storia di quella sciocca lettera. Certo che ci penso, visto che la persona in questione sono io. Ma io poco fa tu stessa hai dubitato di te. Ora è tutto sistemato, ho ritrovato la fiducia in me stessa. È stato brutto pensare di avere una sosia, ma forse mi è servito. Ho imparato ad avere più fiducia in me ed è molto importante. Ah, che bello, spero di rifare un'esperienza come quella dell'insegnante di matematica. È la prima volta che la vedo così contenta dopo un lavoro. Speriamo che il suo umore resti alto e chi lo sa, magari arriverà qualche altro ingaggio. E la vera Sana, arrivederci a domani. Come ti permetti, tu non sai, vero? Ma basta, finisci, levattene! Grazie, Robby, buonanotte. Vado a parcheggiare, arrivo fra un attimo. Ok, ciao, ciao. Ah, sei tu, Eric. Cosa fai a quest'ora? Ti stai allenando? Beh, no, veramente. Ehi, ma che cosa ti è successo? Sei così pallido. Riguardo il tuo lavoro, lo sai che non ho niente da dire, anche perché non spetta certo a me giudicare, però... Potresti farne a meno. Cosa? Ma sì, ne va della tua immagine. E poi... Diciamo che mi metti in imbarazzo, ecco, te l'ho detto. Ma di cosa parli?
Del vestito per il tuo prossimo concerto. Concerto? Quale concerto? Quello che darai sabato prossimo. Ehi, Rossana, fatti una doccia e vai a letto, è stata una giornataccia! Cosa? No, questo è troppo! Mi giunge nuova! Non facci picchia, ma sono identiche! No, sei tu quella vera! Io comincio ad averne abbastanza! Che cosa facciamo? Pensi che dovremmo andare dalla polizia? No, non credo che sarebbe una buona idea! Andiamo al concerto! Ah. Sì, signori, andiamo a vedere il concerto, sarà moltissimo! Signora, non è una faccenda sulla quale scherzare! A questo mondo si può scherzare su tutto, capito? Le sue teorie sono davvero originali! Chi è meglio di una madre in grado di riconoscere sua figlia da una foto? Questo non possiamo darle torto! Ma Oliver non si arrabbierà un'altra volta! E tu pensi che la grande Catherine abbia paura di Oliver? Sono venuto a prendere il nuovo capitolo, signora! Che ha parlato? Io? E se vuoi, tirami le orecchie! Complimenti, è davvero spiritosa! Forza, mettiamoci subito al lavoro. Lo sa anche lei che non abbiamo un secondo da perdere, giusto? Ma quello era Oliver? Sì, sembrava lui, anche se non ci metterei la mano sul fuoco. Salve, amici, sono io il vero Oliver. Oliver! Buonasera. Ma allora quello chi era? Non avete paura, è mio fratello. Lui è istruttore di bodybuilding. Fratello? Sì, ogni tanto si diverte a prendere il mio posto. Quindi quel tizio era il falso Oliver, giusto? Sì, possiamo dire così. Non capisco cosa ci sia di strano. Se un giorno decidesse di andare all'università e di seguire la mia orme, magari diventerebbe anche più bravo di me. Chi può saperlo? Sarebbe buffo, non è vero? Il falso Oliver prende il mio posto e diventa un manager più in gamba di me. Io non ci trovo un bel niente da ridere, anzi comincio ad arrabbiarmi. Ma è possibile che il finto sia veramente più in gamba del vero? Forse la cosa migliore sarebbe ignorarla, però... Voglio andare al concerto. Pensi di farcela da sola? No, perché tu verrai con me. Con tutto quello che avevo da fare. Figurati, non fai mai niente. Eccoci qui. Che strano. Non c'è molta gente. Aspettiamo di vedere cosa succederà quando il pubblico entrerà in sala. Ok, sono entrati tutti. Via libera. Oh, sento qualcosa. Sta già cantando. Sì, e la voce assomiglia molto alla tua. Scherzi, non senti che strilla come una gallina spennata? Tu dici? Entriamo, dai. Sì. Aspettate un momento. Ciao, mi hai fatto paura. Sei qui per vederla cantare. Che cosa vuoi? Questo concerto lo abbiamo organizzato noi, vattene. Cosa? Organizzato da voi? Perché adesso non te ne torni a casa, bella? Oh, per noi conta solo ed esclusivamente la vera Rossana, hai capito? Quindi non c'è posto per te. Ma che razza di sciocchezze vai dicendo? Non la riconosci? È lei la vera Rossana? Aspettate, piccoli insolenti! Ehi, dico a voi! Vi avverto che state commettendo un grosso errore! La vera Rossana è proprio qui davanti a voi! Ehi, Robby? Sì, sta tranquilla, non preoccuparti per quello che hanno detto, non ha importanza. Sono andati via? Sì, sì. Presto, andiamo a vedere la finta sala! Ne sei sicura? Aspetta, fermati, posso sapere che ti prende? Avanti, sali in macchina che ti accompagno io. Su, coraggio, parlami. Non adesso, Robby, sto troppo male. L'hai vista, non può prendersi gioco di me in questo modo, non è affatto giusto. No, non è giusto. Devo assolutamente scoprire chi è quella tipa insulsa che si spaccia per la grande Rossana. Sì, anch'io. Chissà se sa anche ballare quella piccola bugiarda. Giusto, con il tuo ballo rotante dovresti smascherarla. Non dimentichiamo la macchina, può servire! Una canzone mi dà l'ebbrezza e caccio via tutta la tristezza! Fate largo, devo passare! Su, avanti, tu chi sei? In che senso? Sono Rossana, tra poco compirò 13 anni, anche se l'idea non mi piace. Questo non è possibile, perché la vera Rossana sono io, capito? Allora fammi vedere il ballo rotante, se sei capace, scommetto che non ci riesci! È da un po' che me lo facevo, sono stanchissima. E ora dimmi chi sei e perché usi il mio nome! Beh, ecco io, mi hanno detto di fare così. Vedi, in realtà mi chiamo Takumi. Cosa? Ma sei un maschio? Tu
Hai i capelli corti eppure? Dimmi come fai ad assomigliarmi in quel modo! Forza, Sana, cerca di calmarti. Già, gli ho chiesto io di farlo. Eh? Esatto, è stata una mia idea. Come sarebbe, ma perché? È semplice, avevamo bisogno di riavere il nostro idolo. Ti spiacerebbe spiegarti? Abbiamo inventato alcune false notizie su Rossana e le abbiamo inviate alla televisione e anche alla radio. Abbiamo sparso voci false per confondere la gente, per confondere te. Il motivo? Devi sapere che per noi essere i fan di Rossana è tutto nella vita. E non sto esagerando. La Sana che amiamo è forte, è positiva, inoltre è sempre di buon umore. È una ragazza molto speciale e noi l'apprezziamo per questo. E invece, quando abbiamo visto lo squallido studio di registrazione in cui sei finita per filmare quei video sulla matematica, abbiamo pensato, non può essere lei. Sana non può essere caduta così in basso. Era sulla cresta dell'onda e ora non è più nessuno. Tu non sei la vera Rossana! Ti prego, di qualcosa, Sana, avanti, devi rispondere, coraggio! Perché non lo fai tu? Credo di aver capito. Grazie. Tu e tutti gli altri avete dato a Rossana un ruolo molto importante e vi aspettate tantissimo da lei, perché è la vostra star. Adesso me ne torno a casa, godetevi il vostro concerto in pace! E tu, testa pelata, anzi Rossana, cerca di fare del tuo meglio. Ehi, Robbie, andiamo! Eh? Arrivederci, ragazzi. È meglio che io vada. Però dovete promettermi che quando usciranno le prime tre cassette di Impariamo la Matematica, andrete a comprarle e le guarderete. Tu per primo devi promettermelo. Mi scusi, hai il video di Rossana? Per favore, vorrei la prima cassetta di Impariamo la Matematica. Ah, qui. La prendo anch'io. Io la prendo tutte e tre, grazie. Che carina. Oggi sono uscite le prime tre videocassette di Impariamo la Matematica con Rossana, che interpreta i due ruoli principali. È un modo semplice e divertente per imparare l'ABC della matematica insieme alla nostra simpatica attrice in erba che, come vedrete voi stessi, ne combina davvero di tutti i colori. Però è davvero bellissimo. È proprio lei, questa è la vera Rossana di una volta. Sì, la riconosco, è la ragazza che tutti noi adoriamo. Grazie, Sana. Guarda un po' qui, è arrivato un mucchio di posta. Forza, rispondiamo a tutti. Sì, ho visto, anche la critica dice che le cassette sono interessanti. C'è una visita per voi, signor Mizoguchi. Cosa? Ehi, ciao, Rossana. Che piacere vederla. Grazie ancora per il suo aiuto, è stato molto gentile. I video stanno andando a ruba in tutti i negozi. Sì, le vendite sono da record e sono molto soddisfatto. Ma adesso sono qui perché ho una lettera da mostrare a Rossana. Ecco, tieni. L'hanno spedita al mio ufficio, ma è per te. Sarà uno dei tuoi fan. Perché non la metti insieme alle altre? Dai, mi sento ancora Rossana! Cosa succede? Allora, apritela e leggetela. Ci sono anch'io. Ciao, ciao. Mi chiamo Rossana. Ho 9 anni e seguo tutti i tuoi programmi da un sacco di tempo. Sarai sorpresa di vedere che mi chiamo come te, ma è proprio per questo che sono la tua fan numero uno. Oh, è una delle mie fan. Caspita, ha proprio il tuo stesso nome, è quasi incredibile. Ho guardato i tuoi video, Impariamo la Matematica, e li ho trovati veramente interessanti. Figurati che io detestavo la matematica. Purtroppo io ho un grave problema, sai. Non posso andare a scuola, quindi devo studiare e imparare le cose attraverso le videocassette come queste. Ti ho scritto per ringraziarti perché mi sei stata di grande aiuto. E soprattutto per dirti che sono molto fiera di portare il tuo stesso nome. Grazie dal più profondo del cuore, Sana, e spero che un giorno potremo diventare amiche. Questa povera bambina non può andare a scuola, è terribile. Purtroppo ce ne sono tanti che non hanno la possibilità di andare a scuola per diverse ragioni. Anch'io, quando ero piccolo, avevo seri problemi di salute e non ho potuto frequentare la scuola. Dice sul serio? Beh, ora che la guardo bene, non ha un'aria molto sana. Avanti, non essere maleducata! Vedi, ho sempre studiato a casa come la bambina che ti ha scritto quella lettera, guardando cassette e documentari sulle diverse materie. E da grande ho avuto l'idea di lanciare la produzione di videocassette educative. Desideravo che i bambini potessero studiare felicemente anche dalle loro case. Sì, capisco, è stata una bella idea. Sono felice. Oggi ricevere questa lettera mi ha messo di ottimo umore. I tuoi video sono di grande stimolo per i ragazzi. E tu puoi trarre energia dal loro sostegno e dall'affetto che ti dimostrano. Oh sì, a pensarci, è quello che ha cercato di dirmi un mio amico. Ora finalmente credo di aver capito. Coraggio, cosa aspettiamo? Sono pronta a ricominciare.
Vendetta Sana, è così che si fa, però non c'è ombra d'ingaggio in giro. Ecco appunto. Scusate, è arrivata una cosa per Sana. Eh? Che cos'è? Oh. Ehi, Rossana, aiutami! Ehi, Rossana, aiutami! Ma che razza di messaggio è questo? Ehi, Rossana, aiutami! Sembra la voce di Gerard, non vi pare? Sì, è vero! Ehi, Rossana, aiutami!